Ciao ragazzi, ciao Andrea Unger. Il treno automatico spesso spaventa per via della presenza di un computer, no? E molte persone sono frenate nell'approcciarsi al treno automatico nella convinzione di non essere in grado di utilizzare un computer, non essere in grado di imparare a programmarlo e quant'altro, insomma. Ho più volte detto che nemmeno io sono un programmatore eppure il mio training è completamente automatico e quello che gira l'ho costruito tutto io, diciamo, no? Allora, è possibile, sono capace io, dovrebbe essere capace tutti, senza avere le competenze specifiche. Ho notato però che il vero ostacolo non è imparare a programmare quello che serve. Ecco, ho sempre detto, non è che uno debba diventare un programmatore della NASA per costruirsi le sue strategie. Qui non stiamo facendo lo sviluppo da zero, sono software che già sono belli e pronti con istruzioni specifiche da mettere assieme con un linguaggio sinceramente abbastanza banale e quindi quella parte, tutto sommato, si impara non dico facilmente da oggi a domani, però con un po' di applicazione si impara semplicemente quello che serve. Non saranno script fantasmagorici dove altri computer indiani, magari, che sono quelli in genere più bravi, si riconoscono come guru. No, saranno degli script a pezze, tagli e cuci, che però funzionano per quello che devono fare. Il fatto che ho notato che questo ostacolo viene bypassato, viene superato o comunque affrontato abbastanza serenamente. Il problema arriva dopo. Il vero problema sul quale si dovrebbe lavorare, sul quale tutti quelli che vorrebbero affrontare il training automatico dovrebbero lavorare, è la capacità di debugging. Che cosa sia una parolaccia tremenda? Il debugging, per come intendo io, per come penso che sia inteso comunemente, è la capacità di individuare, spezzando a piccoli blocchi l'analisi di quello che sta facendo, individuare dove sia l'eventuale causa di un errore. E anche, aggiungo io, capire quando c'è un errore. Ci sono persone, ma lo dico sul serio, adesso questo che dico è magari un po' esagerato, però è un'analogia che rende l'idea, che se usano la calcolatrice, e la usano tutti ormai purtroppo, per dire che due, e gli viene fuori che 2 più 2 fa 5 perché hanno sbagliato a schiacciare un tasto, loro insistono che 2 più 2 fa 5 perché la calcolatrice ha detto. Ecco, questo è un caso evidente che spesso faccio alla mia piccola, dicendo se ti dici che 2 più 2 è 5 c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che è sbagliato, tu devi essere in grado di capire subito che il numero che è uscito è sbagliato. E questo già è un qualcosa che andrebbe affinato tenendo la mente un po' più allenata, un po' più sveglia, no? Non passivi di fronte alla macchina. La macchina non è più furba di noi, la macchina è al nostro servizio e come tale va usata, ecco, non deve usarci lei. Se noi siamo completamente passivi di fronte al computer e ai suoi output, siamo in balia della macchina e questo è sbagliato. Allora, detto questo, e entro certi limiti, è anche abbastanza facile, a mio avviso, capire subito quando qualcosa è sbagliato. Altri casi invece sono ovviamente più complessi, alle volte ci si impiega più tempo. Però quando poi anche si nota l'errore, il problema è capire da dove arriva. E lì bisogna un po' rimboccarsi le maniche, ma affrontare le cose in maniera schematica, ingegneristica, oserei dire, ahimè. Sapete cosa penso degli ingegneri, essendo io stesso laureato in ingegneria, non ingegneri, laureato in ingegneria. Suona meglio. Ecco, l'approccio schematico di esclusione per punti. Proviamo se qui, proviamo se lì, proviamo se qua. E quindi le verifiche pezzo pezzo mancano completamente. In genere le persone, quando c'è qualcosa che non funziona come dovrebbe, si bloccano, distrutte. Non va, il computer non mi si accende, c'è corrente, non ho controllato. Siamo a questi livelli, ancora una volta ho un po' esagerato per rendere l'idea, però. E questo è sbagliatissimo non solo nel training automatico, ma in tutti i casi della vita, suppongo. Però qui, in maniera particolare, visto che noi parliamo di trading, la cosa prende una dimensione notevole perché. Perché se noi siamo veramente in balia degli eventi e non reagiamo di fronte all'errore o addirittura all'evidenza dell'errore, a quel punto non faremo mai progressi. Quindi
Chiunque voglia veramente cimentarsi, non si preoccupi, non si spaventi della difficoltà presunta, dico presunta, di programmare, perché quello è un ostacolo che veramente si sorpassa agevolmente, vorrei dire. Poi se uno è proprio una capra, ahimè, vabbè, ci sono, però insomma, meglio che non faccia trading in quel caso lì, ma lo dico per il suo bene, non perché lo snobbi o altro. Però, sapete che una qualunque persona possa imparare quella parte della programmazione necessaria a scrivere quelle quattro righe di un codice, ecco, poi ci vuole la capacità di debugging. Deve affinare il suo spirito critico, la curiosità di andare a capire quando una cosa non funziona, perché non funziona. E questo è qualcosa su cui bisogna lavorare. Ma non serve iscriversi a un corso di trading o andare da un personal coach. No, serve buon senso. Quindi le persone devono affidare il buon senso, devono essere consapevoli che ci vuole più buon senso nell'affrontare i problemi che si presentano, nella fattispecie, nella scrittura dei trading system. Passato questo, dato per scontato questo, elaborata la capacità di fare questo, è tutto in discesa. Ci sono persone che lo fanno in maniera estremamente schematica e professionale. Collaboratore Andrea Nebbiolo è uno che l'affronta a testa bassa, c'ha tutti gli script, gli scrivo tutte le cose che succedono così lui può controllare passo passo quello che succede. Ecco, questo è paranoico, diciamolo pure Andrea, stai male tu, però funziona. Ecco, io sono molto più disordinato, molto più all'acqua di rose, però vado a controllare pezzo pezzo, passo passo, per individuare dove potrebbe esserci la falla. Controllo dall'inizio alla fine, sperando di trovare prima l'errore per capire dov'è che il processo ha un problema. Non mi metto, ho le mani nei capelli perché ce n'ho pochi, ma in ogni caso non me li smetterei a guardare il sistema che non funziona e dice, oh, povero me, chissà che cosa, ste macchine, no? Che in quella maniera, nel trading, come in tante altre cose, dove c'è un computer di mezzo, saremmo spacciati. Siamo noi avere il controllo del computer. Non deve mai essere il computer ad avere il controllo nostro per nostra inettitudine. Ragazzi, dovete darvi una mossa, eh? Ciao ragazzi, alla prossima, ciao da Andrea Unger. Ciao ragazzi, allora, vi è piaciuto? Credete di avere interesse nel training sistematico e tutto quello che lo circonda? Insomma, ecco, se avete questo interesse, io colgo l'occasione per invitarvi a una seduta assieme dove andrò più a fondo nei meandri del training sistematico. C'è cioè, il click qui per registrarvi. È un workshop, una seduta assieme, un'oretta abbondante, dove andrò a dipanare meglio tutto quello che riguarda lo sviluppo di qualche strategia di training. Per cui, ragazzi, se volete andare avanti e se volete buttarvi a capofitto in questa avventura, il link è quello che fa per voi sicuramente. Ci vediamo di là. Ciao da Andrea Unger.